Denise Pipitone, Angela Celentano, Emanuela Orlandi, nomi impressi nelle nostre memorie, ragazze o bambine scomparse e mai ritrovate. La punta di un iceberg di un fenomeno tanto ampio quanto silenzioso. Nel nostro paese, dicono le statistiche, spariscono circa 2 minori al giorno. Sul totale delle persone scomparse dal 1974 ad oggi, circa 258.000, di cui oltre 62.000 mai più trovate, la metà ha meno di 18 anni. In molti casi, circa il 90%, si tratta di allontanamento volontario, adolescenti che tornano a casa o vengono ritrovati dopo qualche giorno. Di altri, invece, si perde ogni traccia, 366 nei primi 6 mesi del 2021. E questi sono solo i minori italiani, gli stranieri sono molti di più. 2.649 dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, quasi 15 al giorno. Un fenomeno preoccupante, secondo il commissario per le persone scomparse, Silvana Riccio, che punta sulla prevenzione. È in questa direzione che va il protocollo siglato col Dipartimento della Famiglia per limitare ed individuare le cause principali di scomparsa dei minori. Sono storie spesso di ragazzini fuggiti dai centri di accoglienza inseguendo un futuro migliore, che una volta fuori finiscono nel migliore dei casi in un giaciglio per strada, con il grande rischio per questi bambini e adolescenti di rimanere vittime di traffico d'organi o prostituzione.